Un'importante ricorrenza attende il santuario di Santa Maria delle Vertighe a Monte San Savino, il più antico santuario mariano della diocesi di Arezzo, Cortona e San Sepolcro. Santa Maria delle Vertighe è stata proclamata patrona dell'autosole nel 1964 e quest'anno si celebrano dunque i 50 anni. Sei giorni di festeggiamenti che inizieranno martedì 1 luglio con la Santa Messa Solenne alle 18 ufficiata dal cardinale Guartielo Bassetti e poi alle 21.30 uno degli eventi più attesi, il concerto Gospel all'aperto di Elle Armstrong. Il Gospel prima di tutto è, è, viene dall'Africa perché tutti i primi canzoni uh, di, di Gospel non avevano autore. Era stato scritto per dei per, eh, personaggi, persone normale è stato poi ripreso e. Il gospel è la vita della schiavitù, di quello che è stato la schiavitù. E' da là che viene il gospel, c'è tristezza, c'è tante cose. Queste cose bisogna di far capire al pubblico, presentarlo al pubblico per capire quale è stata la vita degli africani nel momento dell'esclavaggio. Era una Shoah. Il concerto, il cui ricavato andrà in favore di una comunità di bambini che si trova nel Benin, sarà preceduto dall'esibizione del gruppo Lux Harmonica diretto da Benedetta Nofri. Che brani eseguirete? Noi eseguiremo un arrangiamento di una poesia di Pascoli eh, che è stato scritto da un aretino, che tra l'altro è il mio maestro di direzione e di composizione, che è Lorenzo Donati. Proseguiremo poi con Volare... Che... È proprio il classico italiano. E concluderemo con Over the Rainbow, anche un po' per collegarci a, a Ella. Le celebrazioni proseguiranno poi per tutta la settimana con la presenza alle sante messe in programma alle 18 per gli operatori sanitari, le associazioni delle vittime della strada e i lavoratori dell'autostrada. E qui c'è un'altra novità. Giovedì 3 luglio dalle 9 alle 21.30 i rappresentanti della comunità francescana Fraternita Francescana di Betania saranno presenti all'interno dell'area di servizio Baglialpino Est e Ovest per benedire tutti gli automobilisti. Per benedire tutti coloro che lo desiderano, quindi abbiamo voluto andare soprattutto verso i camionisti, verso coloro che magari alle Madonne delle Vertighe non sarebbero venuti di loro spontanea volontà. E allora portare la benedizione della Madonna, la, la benedizione speciale materna della Madonna a tutti questi suoi figli sull'autostrada. La notte del sabato, che poi porterà al giorno conclusivo, che è domenica, c'è cioè questa notte di adorazione è il centro, è il, cul, diciamo, è il culmine, il vertice. Eh, tutti i festeggiamenti devono portare lì all'adorazione e all'amore verso il Signore. Eh, Maria Madre della Vita, Maria Madre della Via, Maria Madre della Verità, in un momento in cui veramente non si ha più il senso, si sta smarrendo il senso della verità, eh, ritrovare... La nostra, il nostro senso, la nostra vita, la nostra vocazione eh, non solo di eh, consacrati, ma proprio vocazione del, di ogni uomo alla eternità, alla deità. Ecco, quindi vi aspettiamo veramente in tanti, riscopriamo veramente eh, la bellezza di un incontro con il Signore, un incontro profondo e personale con il Signore. E che questa ricorrenza, magari eh, come ci stavamo insomma, ricordando sì. prima, sia un messaggio importante anche per i giovani, perché sì. queste strade vengono frequentate insomma, dai nostri giovani. Ecco, eh, ci piacerebbe no, che questo potesse essere anche un inizio, sapere che abbiamo un padre e una madre proprio no, che ci accolgono, che ci aspettano. Ecco, il nostro santuario è sempre aperto, no? disponibile per raccogliere chiunque lo desidera, proprio fare un'esperienza di fede ma anche fare un incontro, un'esperienza um, un no? che possa aiutare a ritrovare il senso profondo della propria vita. Le celebrazioni si chiuderanno domenica 6 luglio alle 16.30 con il corteo rievocativo con la traslazione della Madonna trainata dai giganti bianchi della Valdichiana e alle 18 la Santa Messa ufficiata dallo storico personaggio del santuario, padre Iginio Cattaneo.